Ciao a tutti, cari amici e care amiche, sono Laura e sono una grande appassionata di cosmetici naturale. Amo tutto ciò che riguarda benessere, vita sana, bellezza del viso, del corpo, dei capelli e tutto quello che la natura ci offre appunto per prendercene cura. Io utilizzo prodotti naturali, mi piace molto il fai da te e voglio farvelo conoscere anche a voi. Oggi voglio parlarvi della pelle delle ascelle, perché è sensibile e facilmente irritabile. Purtroppo in commercio esistono delle formulazioni che non sono del tutto naturali, che comunque contengono degli ingredienti che non sono molto sani. Io vi faccio vedere dei rimedi e appunto delle ricette molto facili per preparare dei deodoranti che sono super delicati e vanno bene a chiunque. Ecco appunto, per non correre dei rischi, ecco come preparare in casa dei deodoranti fai da te naturale super delicati. Queste formulazioni sono molto semplici perché c'è l'uso di pochissimi ingredienti, tutti che aiutano a contrastare l'odore senza andare a otturare i pori e quindi mantenere comunque la pelle che respira e che non, appunto, non vada incontro a irritazioni. Ricetta 1. Ingredienti: 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Il bicarbonato, grazie alle sue proprietà, è il deodorante naturale per eccellenza. Di fatto, nasconde meglio gli odori cattivi rispetto a tanti altri deodoranti che si trovano in commercio. Come secondo ingrediente mettiamo 100 ml di acqua dove andremo a sciogliere appunto il nostro bicarbonato. Addirittura si potrebbe la nostra ricetta anche interrompere qui, quindi acqua e bicarbonato sarebbe già un deodorante fantastico, ultra delicato, ma andiamo ancora a migliorare aggiungendoci ancora qualcosina nella nostra ricetta. Il nostro terzo ingrediente: 10 gocce di olio essenziale di lime, se non ce l'avete utilizzate quello di limone, oppure un cucchiaio di buccia di limone grattugiata. Mi raccomando che sia bio il limone così da essere sempre naturale. L'utilizzo degli oli essenziali è la pratica più economica, più funzionale appunto per ottenere dei cosmetici super utili che facciano bene alla nostra pelle e che diano un buon profumo. Preparazione: se si utilizzano le bucce del limone, si mette a bollire direttamente l'acqua insieme alle bucce e si fa raffreddare fino a quando non è calda, diciamo tiepida. Si uniscono poi tutti gli altri ingredienti, si miscela bene, si mette in uno spruzzatore e il gioco è fatto. Se no, altrimenti si fa bollire l'acqua, si lascia sempre raffreddare, si uniscono gli altri ingredienti e il deodorante è pronto. Ricetta 2. Ingredienti: un cucchiaio di salvia essiccata. La salvia ha tantissime proprietà per la pelle, del corpo, del viso, di tutto. E mettendola a macerare, appunto, usando l'essiccata, ha proprietà antibatteriche, quindi viene molto utilizzata per formulazioni di deodoranti, sia per le ascelle, ma anche per le mani e i piedi. Secondo ingrediente, un cucchiaio di lavanda essiccata. La lavanda ha tantissime proprietà benefiche per il nostro corpo, un po' per tutto, molto apprezzata per il suo profumo piacevole. Già gli antichi romani la usavano come essenze nel loro bagno e al giorno d'oggi utilizziamo proprio la lavanda per deodorare, per dare profumo e poi è molto lenitiva, molto utile anche per le ascelle. Un altro ingrediente molto importante sono 200 ml di acqua. Questo servirà appunto per macerare, far cuocere le nostre erbe e disinfettare ovviamente l'acqua. E poi ci aggiungeremo ancora qualcosa per rendere il nostro deodorante ancora più profumato e più duraturo.
Se sono presenti in casa è facoltativo, però sarebbe meglio aggiungerli per dare quel tocco in più di profumo e ancora più funzionalità. 5 gocce di olio essenziale di lavanda e 5 gocce di olio essenziale di salvia. Così il deodorante diventerà ancora più buono e tutte le proprietà delle piante saranno ancora più forti e il deodorante sarà ancora più utile. Un cucchiaio di aceto di mele. Per concludere uniamo un ingrediente anche ottimo come deodorante, conserva gli alimenti, quindi è molto utile anche per conservare il deodorante e inserito insieme agli oli essenziali dà un buon profumo. Ne basta un cucchiaio, vedete se è troppo forte, magari mettetene anche un po' meno, anche un cucchiaino va bene. Preparazione: portare a ebollizione l'acqua insieme alle erbe, lasciare bollire, fare un decotto praticamente, quindi per 15 minuti ancora lasciare bollire l'acqua, dopodiché lasciare raffreddare sempre con le erbe all'interno, filtrare e unire i restanti ingredienti. Mi raccomando, questi deodoranti vanno sempre agitati bene, visto la presenza di oli essenziali, prima di essere utilizzati. Ecco qua, come vedete, le ricette sono molto semplici e con l'uso appunto di erbe e di sostanze naturali possiamo creare i nostri deodoranti ultra delicati. Le donne, si sa, la cura, in particolare il controllo degli odori è molto importanti, appunto per evitare il contatto tra il sudore e i batteri che normalmente sono presenti sulla pelle. Quindi fatene buon uso e mi raccomando, fateli! Io vi saluto, ringrazio tanto tanto chi mi segue, mi raccomando iscrivetevi al canale, non costa niente, è gratis, attivate la campanella così da essere sempre aggiornati appena esce un mio nuovo video, mettetemi un like di supporto così mi fate capire che questi video vi piacciono, ma ne farò tanti tanti altri e scrivetemi un commentino qua sotto per qualsiasi informazione o domanda. Io tornerò presto con un nuovo video, sempre che riguarda la bellezza, viso, corpo, capelli, con tantissime ricette e tantissimi consigli. Intanto vi lascio questi qui, cliccabili a schermo, così all'interno potete trovare tante altre informazioni che possono riguardare i vostri problemi o le vostre, i vostri interessi sulle cure del corpo. Un bacione grande, alla prossima, ciao ciao!